Salve a tutti ragazzi, sono End1001. Oggi ci troviamo su Banished. Sarebbe un gioco di sopravvivenza medievale dove tante famiglie devono sopravvivere contro l'inverno e la fame. Io ci riuscirò? Certo che ci proverò. Ok, siamo iniziati, vediamo un attimo il territorio qua. Ci sono foreste, c'è qualche fiume per pescare. Vabbè, buono. Ok, qui adesso sto un attimo posizionando tutti i vari oggetti, come la mappa, la bustola. No, non c'è la bustola, però vabbè. Adesso ordiniamo di costruire delle case, così loro possono vivere tranquillamente. Poi ordiniamo nel frattempo di rimuovere alcune risorse, cioè come alberi, pietre, perché questi qua sono un po' troppo vicini, quindi eliminiamoli. Tutto qua. Quindi partite. Poi mettiamo qua tra le professioni qualche persona a costruire e siamo a posto. Ok, ho messo la velocità per 5, così non sarà troppo lento. E vedete, già iniziano a lavorare, stanno posizionando i vari oggetti per iniziare a costruire le case. Vedete ragazzi, questa qua è la prima casa. Possiamo metterci anche le strade, vediamo. Facciamo una bella strada qui. E questa qua sarà la strada per le future case che verranno verso di qua. Perfetto. Ok, lavorate cittadini. Adesso io pensavo, visto che c'è una bella foresta qui, pensavo di fare qualche capanno di caccia. Vediamo dov'è. Ecco qua. Questo qua è il capanno di caccia. Forse qui è un po' troppo lontano, lo mettiamo qui. Qual è il vostro problema? Oh no, maledizione. Il legno da ardere è finito. Quasi, ci manca poco. Quindi facciamo una piccola cosa molto utile che ci servirà anche in futuro e per i prossimi inverni che avverranno. Ecco qua, qui c'è la casa dove il tagliatore di legna, sarebbe il falegname, dove produrrà tutta la legna di ardere che ci servirà. Muovetevi! Nel frattempo stanno prendendo anche le risorse qui dagli alberi, dalle pietre che ci sono. Ah no, avete freddo. Dai, veloci, costruite. Ogni tanto questi personaggini sono pigri, non vogliono costruire. Vabbè, però se morite ve lo state cercando. Qui potete costruire. Non la strada prima di tutto? Ma perché? Vabbè, adesso potete costruire, non c'è più niente da fare. Come dice qua, ne servono solamente 3 di costruttori, di muratori. Quindi possiamo agli altri concedere di fare i lavoratori normali, cioè come i taglialegna che stanno facendo adesso. Ok. Ah, finalmente stanno lavorando tutti in massa qui. Ecco qua, vedete questi qua stanno lavorando. Ok, 100%. Finalmente. Adesso qua c'è un punto interrogativo che dice chi deve lavorare qui dentro. E io dico, vabbè, una persona. Quindi adesso possono lavorare tranquillamente. Beh, comunque, visto che c'è qua un fiume, io pensavo di fare qualche posto per pescare. Adesso inizierete a pescare tutti quanti. Così si mettono a lavorare anche qui e produrranno più cibo per sopravvivere nei prossimi mesi, specialmente per l'inverno che sta avvenendo. Perfetto, già inizieranno ad avere meno problemi col cibo, quindi guai se morite. Vediamo cosa possiamo fare. Qui c'è anche un altro tipo di struttura per raccogliere cibo. Questo qua sarebbe come una specie di capanno per raccogliere i funghetti. Quindi va bene, costruite anche questo, così avremo ancora più cibo. Potremmo sopravvivere per i prossimi 7 anni. Quindi costruite. Nel frattempo rimuoviamo anche qua queste risorse perché sono un po' troppo invasive. Guardate, i cervi ci vogliono invadere. Qui facciamo una strada che collega dal porto alla città principale. Ecco qua. Stanno lavorando. Oh no, è arrivato l'inverno. Siamo già a autunno, quindi ci manca pochissimo. Beh, credo che riusciamo a sopravvivere questo inverno. Anche se qui dice le scorte di cibo sono proprio 0, ma loro ne hanno alcune in casa, quindi vedete. Quindi possiamo ancora sopravvivere. Anzi, io pensavo di fare un fabbro, perché così con il fabbro potremmo produrre dei attrezzi che servono per lavorare meglio. Infine, senza attrezzi lavorano più lenti, e già che sono lenti di loro non voglio rischiare di andare ancora più lento. Quindi facciamo questo fabbro. Dai, costruite il fabbro quando sono lenti. Sono sempre più pigri. Ah, finalmente hanno finito questa struttura. Quindi ci possiamo mettere qualche persona in più qua a lavorare sul cibo. Vediamo. 4 persone, così tutti concentrati a produrre cibo. Adesso dobbiamo solamente espanderci, essere sempre più grandi e sempre più forti,
perché queste case di legno non è che siano belle e convenienti. Meglio le case di pietra, però costano un pochino, quindi per ora non convengono. Meglio per adesso avere molti più cittadini. Se non mi sbaglio non posso sfruttare lui, vediamo. Qui è pieno, qui è pieno, qui è pieno. Ah, maledizione. Comunque qui è mezzo pieno. Ci manca poco che si riempie, quindi facciamo una cosa. Uno stockpile dove possiamo mettere più oggetti. No, è troppo grande, l'ho capito. Ecco qua. Devono solamente eliminare questo albero. Credo che lo faranno subito. Vediamo. Dai, qualcuno che lavora. Non c'è nessuno, incredibile. Non so che cosa stanno facendo. Alcuni, va bene, stanno producendo cibo, ma qui per eliminare un albero è così complicato. Comunque vediamo qui cosa ci manca. Solamente del ferro? Ah, ovviamente ce l'abbiamo il ferro, devono solamente portarlo. Ah, ecco qua, abbiamo finito il fabbro, finalmente. Così ci mettiamo una persona a lavorare. Mettiamo in pausa per stabilire meglio le cose. Ecco qua, mettiamo il fabbro, così produrrà altri attrezzi da lavoro. Ah, guardate un attimo il mio villaggio, chiudetevi, state occupando tutto. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, nel prossimo vediamo cosa potremmo fare. Lasciate un mi piace, iscrivetevi attivando la campanella e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.